E buongiorno a tutti apostatacci. Com'è? Tutto bene? Questa quarantena procede bene? Allora, volevo premettere che questo è un video assolutamente ironico. Oggi parleremo dei troll, ragazzi. Troll di Geova. Coloro che, spinti da amorevole benignità, coloro che sono ancora affiliati ai testimoni di Geova e che si divertono a passare il tempo a dire a noi apostati che siamo sbagliati, mentre loro stessi non capiscono che parlare con un apostata è uno dei peccati più gravi che si possano commettere. Quindi non capisco con quale faccia vengano da noi a scriverci certe cose. Detto questo, non è un invito a non commentare più, per carità, vi dico anche la verità, mi diverto tantissimo a leggere i vostri commenti. Voi pensate che me la prendo in qualche modo? Io screenshotto, salvo tutto e poi mi faccio delle grasse risate, ragazzi. Continuate a commentare, continuate a incazzarvi. Veramente mi state facendo passare la quarantena. Con gioia, veramente. Allora, partiamo subito col primo fulmine di guerra. Questa è la creme della creme, l'elite intellettuale dei troll. Ovvero coloro che pensano di spiegare la legge a non tanto chi l'ha scritta, ma chi l'ha ideata. Cioè, in pratica è come andare in guerra contro uno che c'ha un carro armato col triciclo, giusto per rendere l'idea. Ma leggiamo queste elucubrazioni elevatissime di questo amico testimone di Geova, quasi sicuramente. Allora, nessuno potrà far passare questa legge, semplicemente non c'è nessun reato e mai ci sarà. Criticate tanto i testimoni di Geova per i loro strani comportamenti e poi volete una legge per... Ora, qua mi sono scordato. Dice una legge per continuare ad avere rapporti con loro. Al che io gli ho risposto: la legge non mira a rimanere attaccati ai testimoni di Geova, ma a non essere discriminati ed espulsi per l'esercizio dei propri diritti costituzionali. Successivamente lui mi ha detto: per come la vedo io, ti facilitano il compito. E poi scusate, ma perché qualcuno dovrebbe obbligarmi per legge a non salutare qualcun altro? Ma siete seri? Cioè, voi pensate l'intelligenza di pensare che una legge possa in qualche modo fare evitare a delle persone di non salutare? Cioè, ora vi faccio leggere la risposta che gli ho dato. Allora, gli ho risposto: la legge non mira a fare questo, altrimenti vivremo in una dittatura e la legge sarebbe derisa e buttata nel cestino dal legislatore. La legge punisce i dirigenti che istigano questi comportamenti, un po' come l'istigazione al suicidio o l'istigazione a delinquere. Ah, mi pare di essere stato ragionevole, al che lui poi non mi ha più risposto. E quindi penso che abbia capito la lezione, ecco, penso. Cioè, ragazzi, guardate chi mi segue, cioè Pierpaolo Pasolini. Cioè, voi pensate al livello degli intellettuali che ci sono tra i miei iscritti. Quindi siate orgogliosi di essere iscritti al mio canale. Ma ora passiamo alle offese a gratis. Questo trollino mi dice, chiaramente non c'è mica nome e cognome, ragazzi, attenzione: mi dispiace deluderla, ma non la sto paragonando ai mafiosi, poiché la ritengo peggiore. Questo è uno screenshot tratto da una conversazione in cui lui evidenziava questo punto, capito, ragazzi? Cioè, sta gente, alcuni, non dico tutti, ci paragonano peggio che i mafiosi. Perché? Perché noi abbiamo rinnegato la verità, la verità della dottrina dei testimoni di Geova, capite, ragazzi? Noi chiaramente verremo distrutti nel giorno del giudizio, sta gente però si prende la briga di darci dei mafiosi, peggio che i mafiosi, ci dice che saremo distrutti e poi vedremo altri insulti che ci fanno a gratis, perché chiaramente questi manco ci mettono la faccia, altrimenti avrei proceduto alla querela. Un altro fulmine da tastiera ci dice: ma levatevi dalle palle, succhiatori di soldi a tradimento, fanatici e apostati. Per ultimo ha lasciato la chicca: e apostati. Come dire, già siete pure succhiati i soldi, fanatici e apostati. Ma tra l'altro il bello è che ci dicono fanatici a noi, ragazzi. Cioè, ci dicono fanatici a noi quando loro credono alle favole di Cappuccetto Rosso, che non è ancora Babbo Natale. Vabbè, comunque, capite qual è il livello dei troll dei TDG. Attenzione, con questo video non sto dicendo che i TDG sono tutti così, assolutamente no, ma questa è l'elite che gira sui social, di questi leoni da tastiera che non ci mettono manco il nome e cognome vero, mettono un nome falso e,
e dicono tutto quello che vogliono, tutto quello che gli passa per la mente, capito? Non si prendono la responsabilità delle loro azioni. Andiamo avanti. Intanto, ragazzi, vi faccio rivedere che è iscritto al mio canale nel caso ve lo siate scordati. Ragazzi, vi presento il prossimo fulmine da tastiera. Allora, questo ha un altro nome che finisce con TDG, ve l'ho messo, almeno capite che sti qua si firmano con Testimoni di Geova. Allora, leggete bene, un altro che cerca di insegnarmi la legge che ho scritto insieme a un'altra persona. Cioè, quindi questo sta andando contro un triciclo, contro un carro armato. Vabbè. Allora, se le persone hanno un briciolo di cervello, non firmano. Per il semplice motivo che la legge sul controllo mentale già esisteva in passato. Plagio, grazie. Grazie che me l'hai specificato, altrimenti non l'avrei mai capito. Fu cancellata da tutte le istituzioni per il semplice fatto che non esiste un metodo di plagio sondabile, quindi non esiste modo di valutare il reato. Questo è verissimo, questo qua scritto. Inoltre, molte cose che vorresti impedire con la tua legge da bambino delle elementari va contro i principi costituzionali sia italiani che dei diritti umani. Ergo, ci ha messo il parolone, ci ha messo ergo. Cioè, quelli che mettono ergo sono quelli che cercano di dire guarda come sono intelligenti. Ma va bene, è una parola italiana, fate bene a usarla. Però mi piace quelli che dicono ergo per farsi ganzo. Una legge, ergo, una legge che non passerebbe neanche se al consiglio ci fossero bambini di 5 anni. Chi firma la petizione e poi fa un qualcosa contro i TDG può essere chiamato in causa per persecuzione, avendo quindi un precedente. Chi firma, attenzione, lo ridico ragazzi, chi firma la petizione e poi fa un qualcosa contro i TDG, ma che vuol dire fa qualcosa contro i TDG? Le accarezza, gli dà un bacino, cosa vuol dire? Cioè, quindi ragazzi, mi raccomando, se firmate non accarezzate i Testimoni di Geova, perché altrimenti vi potete essere chiamati in causa. Perché quando si dice poi fa un qualcosa, cos'è questo qualcosa contro i TDG? Ma persecuzione per cosa? La legge non è rivolta ai Testimoni di Geova, carissimo troll. La legge è rivolta a tutte le associazioni, organizzazioni, religiosi, enti giuridici. Non è rivolta ai Testimoni di Geova, perché se fosse rivolta solo ai Testimoni di Geova, quando la presentiamo ai politici ci ridono in faccia, perché non è ammesso dalla legge italiana che noi facciamo una legge ad hoc per un'organizzazione. Ma lei pensa che veramente siamo così coglioni? Andiamo avanti. La tua beata ignoranza non ti permette di vedere che l'allontanamento sociale è un diritto sociale. Dagli enti come le religioni. Ma la tutela dell'ostracizzato non esiste, poiché la compagnia non è un diritto. La compagnia non è un diritto. Cosa contraria al poter decidere chi emarginare per le proprie convinzioni sociali è un diritto. Sintesi anti-stupidità. Io posso decidere con chi voglio stare, ma non posso decidere con chi voglio stare. Ergo, sei solo uno dei tanti montati anti-TDG che sono in giro con le capacità cognitive di un porcellino d'India. Beh, alla fine, forse il porcellino d'India è anche intelligente. Vabbè, comunque, cioè capite, questi pensano che noi facciamo una legge affinché noi non salutiamo, no, per obbligare i Testimoni di Geova a salutarci. Ma attenzione ragazzi, questa legge, lo dico anche perché c'è molta incomprensione, chiaramente, come dice questo troll, la legge non può obbligare a salutare le persone. Non verranno denunciati gli amici e i parenti, no. Questa legge, e lui non l'ha, chiaramente, non so se l'ha omesso per malafede, oppure è proprio talmente ignorante che non riesce a capire un testo scritto. Questa legge va a normare l'istigazione dell'ostracismo, l'istigazione a non fare uso dei trattamenti sanitari, l'istigazione a non andare a votare, e chi ci andrà di mezzo? Ci andranno di mezzo i ministri di culto, coloro che hanno la direttiva, l'amministrazione della società Torre di Guardia, a partire dagli anziani fino ad arrivare ai vertici della presidenza in Italia. Capite ragazzi? Questi troll si divertono a parlare di cose che non hanno neanche compreso. Ma questo ormai penso sia stato appurato e andiamo avanti. Questa è una bella chicca. Allora, sì dai, bloccami, tu psichiatra, tu ne hai bisogno uno. Bravo, saluti.
Io ci ho scritto benvenuto nel ban, porcellino. Sì, sto qua l'ho bannato perché ha scritto sotto il video dove io ho posto i regolamenti del canale e chiaramente io in quel video lì avevo detto che non faccio da psichiatra a nessuno e lui mi ha preso in giro e io mi sono divertito a bannarlo. Ma poi ti ritolgo perché spero che mi riscrivi qualche chicca. Ma ora passiamo alla mia fan numero uno. Io non posso svegliarmi la mattina, non posso andare a letto la notte se prima non leggo i suoi commenti, ragazzi. Questa è la mia fan numero uno. Mi segue, mi commenta ogni video, forse mette anche mi piace alle cose che non condivide. Per favore continua a seguirmi perché io necessito dei tuoi commenti. Allora iniziamo con questa testimone di Geova in incognito, l'ha detto lei stesso. Specifico che questa persona ha detto di non essere italiana, quindi sorvoliamo sulla grammatica, però leggiamo i contenuti filosofici, i contenuti etici, morali che questa persona vuole infondermi. Vuole cercare di redimermi dall'abbandonare questa strada di perdizione di questi video YouTube apposta. Insomma, questa persona è diventata il mio angelo custode, sta cercando di redimermi in tutti i modi, però a volte si sconforta talmente tanto che ha bisogno di riprendermi. E io, giustamente, quando lei mi riprende, io accuso il colpo perché mi dispiace veramente. Io chino la testa e mi pento di tutte le cose che ho detto nei video. Allora, ma che sei fanfarone? Ma come predichi? Te accusi noi che parliamo di intendimento, hai ragione, se avevamo l'intendimento si dovevano mettere a morte tutti gli apostati come hanno fatto cattolici e protestanti, chi non si comportavano come si deve li bruciano, li tenevano segregati, dopo morti i cattolici li hanno fatti santi. Notiamo, i protestanti odiano i santi, ma che cavolate spieghi? Mi sei strano. Allora, mi sei strano è un'accezione, mi sei strano. Io penso che tutti noi apostati dovremo redimerci dopo questo commento e pensateci veramente. Questo è un commento che ha fatto in risposta a un'altra apostata del mio canale. Sì, perché nel mio canale ci sono tanti apostati, cioè è proprio un canale demoniaco, ragazzi, stateci lontani. Cioè se voi siete TDG, entrate nel canale, lo spirito del mondo entra in voi. Non guardate il canale. Allora, mi sei tontolona, ti sei mai chiesta perché nei monasteri di suore e frati con gli scavi ci sono scheletri di bambini? Io li ho visto coi miei occhi, Dio ci apre gli occhi, ci fa notare cose che sono successe secoli e secoli, ma che tipo di informazione hai? Ok. Io chiaramente non è che sto leggendo così per prendere in giro, sto rispettando la punteggiatura, altrimenti non saprei come scandire questo documento. Ci do una sorta di enfasi, diciamo così, che poi è un metodo che neanche Ungaretti avrebbe mai pensato. Cioè questa punteggiatura a periodi brevi è un qualcosa che andrebbe analizzato dagli esperti di letteratura. Allora, andiamo al prossimo commento. Mi mancava il termine inciampare e quindi leggiamo questo commento. Te parli di sette. Sì, no, da chi sei controllato come dichiari te? Non credi in Dio e in Cristo la tua fede del cuore e la setta degli apostati in paradiso. Non inciampare, ok? No, allora non inciampo più. Io da quando esco dalla setta non inciampo più. Prima inciampavo sempre, cascavo sempre a terra, cioè ti facevano gli sgambetti, fratelli, proprio gli dovevi andare a dire: fratello, non mi fare inciampare, mi raccomando, perché qua sto inciampando troppo. Quindi siccome mi mancava sta cosa, me l'ha dovuto ridire lei, non inciampare. Io tra l'altro in questa quarantena sono fuso col divano, quindi cioè proprio non so come faccio a inciampare. Io mi sveglio perché sono a letto e rimango tutto il giorno a letto, non c'è un belin da fare proprio. Allora, io direi di chiudere qua, avrei altri commenti, poi magari ve li riproporrò in futuro. Però vi lascio con la sigla di chiusura di questo format, che deve accompagnarvi in questa giornata. Non mi ringraziate, ragazzi, il love bombing dei fratelli lo dovete sempre tenere a mente, non scordate l'amore da congregazione. Un saluto da Wind of Change. Around the world God's servants all rejoice, we praise Jehovah with a cheerful voice.
that's our way, we fear no harm. We will get through, we have God's mighty arm. We won't give up, and no, we won't give in. Jehovah's on our side, this is a race, we'll win. We'll weather storms, Jehovah's strength will know, of his right hand, of his might.